vita. E questa è una cosa che io non sono mai riuscita, molti diranno per una questione di mercato, perché i costi per affrontare, quindi io, una cosa che non riuscirò mai a comprendere fino in fondo. Sì, scusate l'emozione, ma io dopo tanti anni che faccio parte dell'associazione Concine Rosa ancora non sono abituata a parlare in pubblico. E quello che mi premeva sottolineare è che la società innanzitutto ha il dovere di aiutare le persone con disabilità e comunque tutte le persone che in qualche maniera partono svantaggiate, e non uso, uso volutamente la parola svantaggio e non la parola sofferenza, perché le persone con disabilità, molti tendono a pensare un poverino, quella persona disabile soffre, assolutamente no. Anzi, la società ha il dovere di aiutare queste persone per un motivo molto semplice, perché mettiamo anche sul piano del mercato, allora c'è un vero riscontro, cioè hanno tutto, la società ha tutto da trarre un grande vantaggio dalle persone disabili. Vi porto all'osservazione, secondo voi queste persone tipo Leonardo da Vinci, Tom Cruise, non so, Einstein, Picasso, cosa hanno in comune queste persone? Erano tutte persone dislessiche. Ora pensiamo, sì, 4-5 anni. Sì, e ci sono non solo persone dislessiche, ma anche persone con un grave forme di autismo, che hanno iniziato a parlare a 9-10 anni e che sono delle persone famosissime, artisti, con una capacità fuori dal comune. Allora, se la società vuole giudicare le persone solo in base all'intelligenza, in base a dei canoni prestabiliti, è ovvio che ci sfuggono poi le cose più importanti, che possono venire invece da aspetti che non conosciamo bene, perché non sono aspetti che si manifestano nella massa, diciamo così, ma che sono aspetti speculari, che, particolari, che vanno valorizzati. E c'è una, ho portato con me adesso una poesia che amo spesso leggere, Una rosa blu di Klein. Se volete la leggo, è brevissima. Vabbè, cioè, no, ce l'ho, però. Ma devi leggere. No, è giusto. Scusate, è tutto. No, è perché questa poesia racchiude un po' il significato di quello che voglio dire. Che perché il fatto che la società è importante che valorizzi queste cose e non che le diminuisca. Allora, ecco qua. E questa è una poesia che ha scritto la mamma di una ragazza con disabilità. Come una rosa blu. Jenny è una bambina, un'adorabile bambina. I suoi occhi sono nocciola, i capelli un po' più scuri, riscosta. Ma la mano non va dritta alla fronte. Prima si curva come un fiore, al primo schiudersi dei petali. Poi, scosta i capelli dagli occhi, Jenny è diversa. Diversa? Sì, diversa da quasi tutte le altre. Ma chi ha detto che tutte le persone devono essere uguali? Per me Jenny è come una rosa blu. Una rosa blu? Avete mai visto una rosa blu? Ci sono rose bianche, rose rosa, rose gialle e un'infinità di rose rosse. Ma blu? Un giardiniere sarebbe felice di avere una rosa blu. La gente verrebbe da lontano per vederla. Sarebbe rara, diversa, bella. Anche Jenny è diversa. Ecco perché in qualche modo è come una rosa blu. Ma le rose blu sono così rare che ne sappiamo poco, troppo poco. Sappiamo solo che hanno bisogno di essere curate di più, di essere amate di più. Non è una poesia dell'intero, se la volete vedere per intero è su internet, è uno straccio, un po' una sintesi, ma è quello, è molto efficace perché sintetizza veramente quello che io, generoso, che mi ha aiutato e mi ha guidato in questo percorso. E ho capito col tempo che diciamo le persone in qualche maniera volevo solo dire un, io mi sono troppo emotivamente non, allora il fatto che quando per esempio sottolineo il discorso che la persona disabile secondo me è una risorsa, come ho già detto prima, no? Tutte queste persone
dislessiche che hanno raggiunto comunque il successo e hanno dato tanto alla nostra società. Ma anche un altro aspetto mi preme sottolineare, al di là del successo, delle capacità particolari che possono avere le persone disabili. Le persone con disabilità sono degli educatori nella nostra società, cioè in pratica il solo fatto di vedere una persona disabile che nonostante lo svantaggio riesce a raggiungere dei traguardi importantissimi e a fare cose che forse una persona non dotata non riesce, vuol dire che è una lezione per tutti noi. Cioè noi, allora, di fronte anche a problemi, a volte inezie, a volte sciocchezze, ci facciamo abbattere, ci facciamo prendere dallo sconforto. Bene, allora osserviamo un pochino più attentamente queste persone disabili che invece nonostante partano a svantaggiate, riescono a superare i loro problemi e anzi ad avere una determinazione, una voglia di vivere, una forza che va molto al di là e che una persona normodotata spesso non riesce ad avere. Quindi altro che pietà e compassione, ma io trovo una profonda ammirazione per queste persone di campo. Chiudo qui e scusate l'emozione. Devi farmi un decine. Devi leggere una lettera di una persona disabile e un po' tecnica, non so se è una collega di è una sordomuta che non è potuta essere presente, voleva essere presente ma non poteva. Riesci a fare una cosa, scusa. Forse è meglio, mi presento, mi chiamo Simona Abramovic. Sta scaricando la batteria. Sono sorta e lavoro da 20 anni a Bologna. Sta scaricando la batteria. Grazie al primo seminario formativo, sia a Milano nel dicembre 2009, con gli altri colleghi sordi siamo venuti a conoscenza della possibilità di comunicare a distanza tramite la OCS o webcam, ossia la videochiamata su web, e si è pertanto diffuso tra noi il desiderio di disporre in ufficio di questo strumento che favorisce e facilita la comunicazione sia con altri colleghi sordi sia talvolta con colleghi udenti. Successivamente a tale seminario la FAMC ha messo la OCS a disposizione di 5 referenti colleghi sordi e precisamente dei signori Andrea Benazzi, Paola Loda.